Ciao ragazze, oggi ho deciso di reinterpretare il trucco di Iggy Azalea, si pronuncia così il nome. Non so se la conoscete, è una cantante rap abbastanza nuova sulla scena, però devo dire che le sue canzoni, soprattutto le ultime, Work Bounce, mi piacciono tantissimo e vi consiglio di andarla a vedere se non la conoscete ancora, perché le canzoni sono davvero davvero carine. Questo è il risultato finale del trucco, in realtà è un trucco abbastanza semplice, con questa linea di eyeliner, queste labbra molto scure, però mi piaceva tanto e perciò ho deciso di riprodurlo. Come sempre, se vi piace il look continuate a seguire il tutorial, commentate facendomi sapere cosa ne pensate, pollici in su e iscrivetevi al canale. Ah, una cosa che volevo dirvi: durante il tutorial ho utilizzato una cosa che non avevo mai utilizzato, ovvero questo lip design di Astra, davvero davvero carinissimo. La prima volta che lo utilizzo in un tutorial, ma già ve ne avevo parlato sulla pagina Facebook diverso tempo fa. Mi piace tantissimo, me ne sono innamorata. Se avete l'occasione di prenderlo, prendetelo, perché costa anche poco, ma è bellissimo. Comunque lo vedrete in azione durante il tutorial. Ragazzi, noi ci vediamo lunedì per un altro video. Un bacio grande, ciao! Allora, la prima cosa che faccio è applicare un primer su tutta la palpebra mobile e io, vabbè, come sempre, ve lo ripeto, oramai vi siete scocciati di questo primer, ma uso quello della Stila, il Prime Pot, il colore Toffee. Ora su tutta la palpebra mobile applico un mix di due colori, ovvero il White Frost della MAC e il Jest sempre della MAC. Li mixo insieme e li applico su tutta la palpebra mobile. Ora applico nella piega dell'occhio un mix tra questi due colori, ovvero Mystery e Espresso, entrambi della MAC. Li applico con un pennello a punta, giusto nella piega. Prendo un pennello da sfumatura e sfumo un po' i contorni. Riprendo nuovamente i colori con un pennello a punta e vado a ripastarli in modo da avere maggiore intensità. E sfumo nuovamente, questa volta però applico un po' di Jest, se non sbaglio, sempre della MAC, quello che ho utilizzato prima sulla palpebra mobile. Lo prendo con il pennello da sfumatura e vado a sfumare con questo pennello un po' sporco di questo colore i due marroni. A questo punto vado a fare una bella linea di eyeliner molto molto, non tanto spessa quanto lunga, e io sto usando in questo periodo questo eyeliner, che è quello della marca giapponese MSH, se non sbaglio si chiama, questo è l'Eye Cream Liquid Eyeliner, ed è buonissimo, mi piace tantissimo, la punta è finissima, per cui non è adatto a chi non sa applicare l'eyeliner, perché l'applicazione diventerebbe troppo difficile, però chi già lo so applicare lo consiglio tantissimo, perché è precisissimo, dura un sacco, il colore è intenso, mi piace moltissimo. Purtroppo non so dirvi dove trovarlo, perché io l'ho comprato al Cosmo, però penso che facendo una ricerca su internet sicuramente troverete un rivenditore, quindi lo applico. Ok, applicato l'eyeliner vado ad applicare sotto l'occhio espresso con un pennello a punta.
Adesso vado a sfumare il marrone che ho applicato sotto l'occhio con Jest e utilizzo un pennello da sfumatura. Nella rima applico questa matita color crema. Sotto l'arcata sopraccigliare vado ad applicare White Frost. Applico quindi il mascara, anche questo è della marca MSH, quindi una marca giapponese. Voi ovviamente utilizzate il mascara che più vi piace. E lo applico sia sotto che sopra. Concludo gli occhi applicando un po' di correttore. Sul viso faccio prima un po' di contouring utilizzando questo colore. Questa è sempre, ragazzi, la palette che uso spessissimo della Benai. Vi metto comunque il nome della palette nell'info box. Faccio quindi prima un po' di contouring e poi applico un blush. E io utilizzo questo come blush e questo come contouring. Quindi è un colore abbastanza aranciato come blush. Pennello per il contouring è favoloso, guardate come fa una linea netta, già sfumata, mi piace un sacco. Applico il blush. Sulle labbra utilizzo come contorno questo lip design della questo contorno labbra dell'Astra. Questo è il colore, non lo so, questo colore qua di questo pallino, non c'è il numero, non c'è il nome, non c'è niente. E mi piace tantissimo, ragazzi, l'ho comprato diverso tempo fa in Italia, quando sono venuta l'ultima volta, e ne parlai anche sulla mia pagina Facebook. Mi piace tantissimo, è un colore favoloso ed è fatto tipo eyeliner, proprio come un eyeliner, solo che si applica sul contorno labbra. Riempio le labbra utilizzando questo lip tar della OCC, questo è nel colore, non lo so che colore perché si è cancellato il nome, ve lo metto però comunque nell'info box. E voilà ragazze, questo è il look finito ispirato a Iggy Azalea. Spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo lunedì per un altro video. Un bacio grande, come sempre, se vi è piaciuto il tutorial mi raccomando mettete mi piace, commentate facendomi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Ciao!